Volvo che a Ginevra vince con XC40 come auto europea dell'anno 2018 e Volvo che presenta V60 destinata ad allungare la storia di successo delle station svedesi. V60 costruita, dimenticate la vecchia, bella sì, ma ancora erede della precedente gestione Ford. Questa è tutta nuova, costruita sulla piattaforma modulare SPA, che ha in comune con la gamma 90 e con l'XC60, con quei tratti stilistici del linguaggio più recente di Volvo, dai classici fari a martello di Thor, al cofano lungo, agli sbalzi molto ridotti, a quello stile che già abbiamo visto nelle macchine più recenti del brand svedese e poi, proprio come le Volvo che hanno creato il successo, la leggenda del brand svedese dalle mitiche 240 in poi, c'è ancora questo finestrino laterale che ricorda un po' quello che è lo stile che da sempre contraddistingue le macchine che arrivano dal nord Europa. Come nelle altre sorelle più recenti, finiture davvero ottime, a ognuno il proprio stile, e poi tanta tecnologia, strumentazione digitale, volante multifunzione, che può essere anche, come vedete, bicolore, tutto fondamentalmente si comanda da questo touchscreen da 9 pollici 3, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, e poi tecnologia per renderla più sicura, che da sempre è una priorità del brand svedese, quindi tante assistenze alla guida quando soprattutto siamo distratti. Ma la cosa più importante è l'arrivo del Pilot Assist, che ci aiuta e ci assiste appunto nella sterzata, nell'accelerazione, nella frenata su strade ben contrassegnate fino a 130 km all'ora. E poi è stata migliorata soprattutto nella percorrenza della curva. Insomma, la guida autonoma è dietro l'angolo. Questo è Volvo, questo è il volto più recente della tecnologia del brand svedese e questa è una macchina che è veramente comoda. Anzi, in questo momento il sedile mi sta anche facendo un bel massaggio. Beh, questa Volvo V60 non avrà tanto spazio come la sorellona V90, ma si può fare un bel weekend, si può andare via tranquilli, soprattutto in grande sicurezza, che rimane una priorità del brand svedese. Volvo che elettrifica tutte a partire dal 2019. Per ora le varianti plug-in ibride con 340 e 390 cavalli, poi ci sono i motori a benzina, poi ci sono ancora i diesel, i collaudati e migliorati di 3 e di 4. Ma soprattutto molti sono curiosi di vedere anche la berlina. Abbiamo già visto qualche immagine ufficiale un po' camuffata, ma sarà presentata nell'estate negli States e potremo vedere finalmente anche la berlina S60 di questo nuovo corso, di questa nuova vita, di questo brand svedese, di questa media, che rappresenterà un punto fondamentale per il mercato.